Sapete, in occasione della quarta maratona della solidarietà, che ormai da quattro edizioni con questa si svolge a Cagliari, una delle richieste che abbiamo accolto, perché avevamo ragionato già in questa direzione l'anno scorso, grazie a Ignazio Congiu, che rappresenta proprio le tante associazioni, gruppi hanno promosso la prima maratona, in questo caso hanno voluto rafforzare il significato di un evento come questo, che interessa di fatto tutta la città, con l'idea di una parziale giornata senza auto, almeno nelle zone interessate dal passaggio della maratona. È una maratona che si svolge in città. Io nell'iniziare questa conferenza stampa, sapendo che il tema è questo, vorrei innanzitutto esprimere un pensiero per le vittime della maratona di Boston. Purtroppo l'occasione che doveva essere quella di oggi, di festa, per la presentazione di una giornata, di una domenica senza auto e di festa, che immagino sia lo stesso a Boston, non sia stato immaginato nelle idee degli organizzatori, una giornata per la città di Boston, dove frequentare le zone, i luoghi in sanità, vedere i maratoneti. Invece è stata travolta e distrutta da questi eventi che hanno causato due morti, mi pare, fino ad oggi tre, e diverse vittime. Il pensiero, ovviamente, credendo di abbracciare il pensiero di tutti quelli che stanno a questo tavolo, è che di dedicare ovviamente la maratona alle vittime della maratona di Boston, perché fatti, episodi e la follia omicida che stragista, perché di questo si tratta, non si ripete. Quindi la solidarietà alla comunità, alla città di Boston. Detto questo, io mi fermo qui, nel senso che poi nel dettaglio, avendo anche fatto un incontro con i ragazzi che hanno proprio chiesto della pedonalizzazione, del senza auto, i ragazzi della scuola che ho incontrato prima, è anche l'occasione per mostrare alla città un poetto pedonale. Come sapete, c'è anche il progetto del lungomare che partirà all'inizio dell'anno prossimo su un poetto pedonalizzato, dove verrà tracciata la corsia per la metropolitana leggera, e quindi, come dire, sarà anche un modo per vedere un utilizzo diverso di una strada oggi interessata solo dal traffico dei veicoli e dai cittadini, che devono invece fare lo slalom tra veicoli parcheggiati e veicoli in marcia. Il senso dell'iniziativa della conferenza stampa di oggi è quello di avvisare la popolazione, e questa è la conferenza stampa per la giornata senza auto e per tutti i problemi legati alla viabilità, e quindi avvisare la popolazione, in modo tale che voi tutti, con i vostri organi di stampa ed informazione, possiate dare un'informazione compiuta, e che domenica non ci sia qualcuno che possa dire: io non lo sapevo. Cioè, ecco, questo è il senso. Mentre, oltre all'evento sportivo, quindi dei maratonetti che faranno la gara, e poi Ignazio Congiu descriverà casomai l'evento sportivo nei suoi dettagli, è una maratona internazionale molto importante. La città, come vedete in questa carta, è stata parzializzata in alcune aree che verranno chiuse al passaggio del maratonetti completamente, sia per quanto riguarda le auto, sia per quanto riguarda il trasporto pubblico, che ha delle pesantissime interferenze con queste aree che verranno chiuse le percorsie preferenziali e quant'altro. Però noi vogliamo potenziare il trasporto pubblico, e allora nella parte posteriore della cartina troverete il servizio speciale che il CTM ha preparato, e che poi il dottor Castagna illustrerà, per garantire il servizio funzionale proprio al fatto che non ci saranno le auto e ci sarà una richiesta di trasporto pubblico aggiuntiva rispetto al normale.
L'ordinanza che nei prossimi giorni verrà fatta riguarderà però la chiusura alle auto completa dalle 7.30 alle 14 di tutte le aree che vedete qui rappresentate, mentre il lungomare del Poetto, quindi lato spiaggia, sarà completamente interdetto alle auto fino alle 18 del pomeriggio. L'unica tratta che verrà riaperta sarà il viale Poetto per dare la continuità al lungomare Saline, che come sapete è un asse importante, e poi la presenza anche di tanti parcheggi sulla parte a mare. Questo è in sintesi la proposta. E guardate, è frutto di una elaborazione abbastanza complessa, ci siamo incontrati nei diversi mezzi, grazie al comandante, grazie al mio congiunto, grazie al CTM, perché le linee, come vedete, sono tantissime, che vengono spezzate, che interferiscono con la maratona. Ci sarà un presidio da parte dei vigili urbani che prenderà forse il 50% del corpo per poter garantire la sicurezza dei maratonetti e poi il presidio delle cose. L'invito è ai cittadini, ci saranno alcune diverse iniziative da parte delle associazioni, dei ciclisti, di chi fa attività sportive parallele, l'invito ai cittadini è utilizzate gli spazi stradali anche per muovervi in bicicletta, a piedi e per godere di questa bella giornata. Grazie. Maratona, l'interesse per le maratone in Sardegna e a Cagliari sta crescendo molto, perché ricordo l'anno scorso sempre la maratona della solidarietà, ma Cagliari respira, che lo stesso ha registrato moltissime presenze, e chi ha Laguna, parlavo proprio di Cagliari in questo momento, e il fatto di promuovere un coinvolgimento attivo della cittadinanza, che è veramente una delle linee sulle quali noi come comune nei vari settori ci muoviamo di più. Lo ricordava prima il dottor Castagna, non è soltanto una maratona competitiva, pur molto importante, è anche il coinvolgimento di tutti quanti gli altri maratonetti e corridori non professionisti, e oltretutto anche tutto ciò che a livello di cultura e di impatto sociale l'organizzazione di una maratona come questa può suscitare. Si parlava di un cambiamento di mentalità, e quindi io mi permetto parafrasare le parole di Ignazio Congiu. È vero che bisogna lavorare sul turismo sportivo, ma io credo che, e ci arriveremo perché ci stiamo lavorando, ma io credo che la cosa più importante ed essenziale sia quello di promuovere il concetto di cittadinanza, cioè quando si vive bene c'è un cambiamento di mentalità e un accompagnamento, una crescita culturale della città, poi è molto insomma si sviluppa anche maggiormente tutta quanta la parte di offerta verso l'esterno. E in questo senso, quindi, per chiudere, sottolineo i tre aspetti che io ritengo essere molto importanti. Appunto, la maratona, intanto non nascondiamocelo, siamo molto orgogliosi, quindi ringraziamo per il fatto di poter avere una tappa internazionale, ma ringraziamo anche per tutto ciò che si è riusciti a costruire intorno, per il fatto che quindi è un segno anche di una profonda di un accompagnamento anche in percorsi, ripeto, di crescita. Vorrei ricordare appunto che per me la chiusura al traffico è stata, quindi si ringrazia per questa iniziativa fondamentale, anche perché l'anno scorso le pochissime polemiche che abbiamo avuto, perché è stato molto di più l'entusiasmo per Cagliari Respira, per la Maratona della Solidarietà, erano legati magari ad eventuali disagi. Invece noi sappiamo che domenica la città è aperta per essere abitata e vissuta a piedi, correndo, in bicicletta, quindi a riappropriarsi della città. Quindi l'idea di non vedere... Sostanzialmente questa iniziativa della giornata senza auto è una proposta che noi sin dal nostro insediamento volevamo portare avanti, perché rientra praticamente tra le politiche della mobilità sostenibile. In altre città d'Europa e d'Italia iniziative di questo tipo esistono già da diversi decenni, e sono la finalità principale è quella di mostrare la città sotto un altro punto di vista. Cioè, noi che siamo abituati a vedere delle vie che sono occupate 365 giorni all'anno dalle automobili, per 6 ore una domenica decidiamo di mostrare la nostra città in un altro modo, e diamo la possibilità anche alle persone che vogliono vivere la città in maniera diversa, più sostenibile,
di poter usufruire degli spazi che normalmente sono occupati dalle automobili. Questa è la finalità. Come un'imposizione, no? Perché vediamo anche spesso dei messaggi che vengono blindata la città, chiusa la città, invece è libera la città, non chiusa la città, è libera finalmente per le persone che vogliono godere per 6 ore, ripeto, rispetto alle migliaia di ore in cui sono occupate dalle auto, di godere degli spazi della città. Spesso per Sant'Efisio ci rendiamo conto, per esempio vediamo la via Zuni libera dalle auto, ci rendiamo conto di quanto è bella la via Zuni, e la vediamo solo il giorno di Sant'Efisio. Credo che questa poi oltretutto possa essere anche una possibilità, mi riferisco al lungomare, una sorta di banco di prova, lo diceva prima il sindaco, un banco di prova per vedere cosa vuol dire avere un lungomare fruibile dal punto di vista pedonale, ciclabile, poter passeggiare col passeggino, portare il neonato a passeggio per il lungomare. Mi sentirei di dire che se questa iniziativa dovesse andare bene potremmo anche pensare di ripeterla nei prossimi fine settimana, da qui all'estate, perché è una richiesta comunque forte che abbiamo da molte persone che gradiscono fruire pedonalmente del lungomare. Io vorrei fare un appello proprio agli organi di stampa. Vi chiedo aiuto, nel senso che questa sia per la città un'occasione e non un'occasione di polemica, perché il corpo sta facendo uno sforzo notevole, nel senso che di domenica abbiamo programmato il 50% del personale in servizio, che vuol dire circa 110 persone. Noi presidieremo insieme a tanti volontari che ci stanno aiutando tutti i punti sensibili. Naturalmente non è possibile presidiare tutta la città. D'altro canto è anche vero che con l'informazione che penso voi darete ai cittadini, i cittadini saranno in grado eventualmente di posizionare le loro auto all'esterno del percorso della maratona e quindi di non subire proprio nessun disagio dalla manifestazione, che è una manifestazione importantissima, perché per la prima volta Cagliari ospita una maratona internazionale. E basti pensare che quando viene svolta la maratona a New York il traffico è chiuso, quindi potremmo viverla come un'occasione, come dire, un punto di partenza che cambi forse anche la cultura della città. Io questo è l'appello che faccio a tutti gli organi di stampa, che questa non diventi un'occasione di polemica ma diventi un'occasione di festa per la città. Il corpo... quest'anno è chiaro che sviluppandosi la maratona in un'area molto precisa della città dove c'è la massima concentrazione di CTM, è chiaro che abbiamo dovuto affrontare il problema sotto un altro aspetto. Però abbiamo cercato, lo vedete dietro, non è un giocattolo, perché abbiamo 15 linee interessate da questo problema e quindi ci troviamo veramente messi male. Però abbiamo cercato di limitare al massimo, sempre con l'aiuto degli organizzatori, le nostre impossibilità operative. Quindi voi vedete per linea sia le deviazioni sia il momento in cui le linee vengono troncate e i momenti in cui le linee vengono riprese. Abbiamo cercato di salvaguardare al massimo soprattutto le linee lunghe, quindi mentre la 1 diciamo soffre della vicenda che quella io chiamo Sant'Efisio, quando arriva a un certo punto si deve fermare perché sennò blocca metà da una parte e metà dall'altra, come succede normalmente il 1° maggio. Abbiamo cercato di salvaguardare la 9, il PF e il PQ, che sono quelle che portano evidentemente, la 9 praticamente ha quasi tutto regolare tranne una piccola limitazione. Per tutto il resto trovate tutto dietro, nel senso che noi cercheremo nel limite del possibile, e vedete che c'è un battente molto preciso, noi dalle 13:30 siamo operativi su tutte le linee. Quindi vuol dire che gestiamo come possiamo la prima parte della mattinata, però poi dalle 13:30 in poi. Una piccola cosa per quanto riguarda la zona di Viale Poetto e quindi lungo Saline. Da sempre, fin dalla prima edizione,
Noi abbiamo consentito che i maratoneti in uscita dal Poeto percorressero la nostra corsia preferenziale al contrario, cioè da Marina Piccola scendono verso lo stadio. Quindi qui la raccomandazione, quando sarà aperto, perché noi cammineremo nella strada normale, e qui la raccomandazione a tutti, rendiamoci conto che mentre, come voi vedete dai passaggi che sono indicati, il blu è il primo blu, dice in quanto tempo mediamente calcolato che si faccia una maratona, voi sapete che il battente è attorno ai 2:20-2:30, qualcuno fa anche qualcosa di meno, un quarto d'ora meno. Siamo partiti da un presupposto di base, era quello che l'anno scorso la Maratona di Cagliari ha registrato il più alto trend di crescita, poi qualcuno dirà bisogna vedere il punto di paragone assoluto, però è un dato positivo. L'altro dato positivo è che Cagliari, nonostante avesse un circuito ad anello e passasse nei centri storici di Monserrato, Seragio, Squarto, ha registrato il terzo miglior tempo di percorrenza della maratona, che significa, chi fa maratona anche come Carlo Alberto sa che questo tempo medio significa che il livello della maratona è un livello decisamente buono come punto di partenza. Cimentandoci a fare la richiesta per iscrizione nel campo internazionale, abbiamo dovuto curare alcune cose: la non concomitanza con eventi tipo Sant'Efisio, tipo la fiera, in modo tale che ci sia da un lato un non accavallarsi di questi eventi sotto il profilo del traffico, e dall'altra possibilmente dilatare la stagione turistica non sovrapponendo impegni di quel tipo. Sia quello che finalmente si ragiona un po' tutti quanti sull'esigenza di cambiare un po' gli stili di vita. E io credo che la novità più importante sia quello che la città di Cagliari si muove in direzione della mobilità sostenibile, dando un segnale molto preciso, che è quello di invertire una tendenza negativa e culturalmente fare non uno ma 10 passi in avanti. Io condivido pienamente ciò che diceva anche il comandante dei Vigili. Noi tutti abbiamo un dovere preciso, ed è quello di creare degli eventi, ma creare tutte le condizioni che portino alla massima vivibilità della nostra città.